Salve amici, oggi vedremo il Rule Holder, l'oggetto che io ho costruito. Il Rule Holder è nato quasi per gioco, è nato diciamo con un altro streamer su YouTube e niente, ve lo faccio vedere in tutti i suoi dettagli, vi faccio vedere le sue proprietà, le sue particolarità, gli ultimi aggiornamenti e qualche accessorio. Lo vedrete così capirete anche di cosa si tratta. Intro. Salve amici, oggi vi farò vedere il Rule Holder. Il Rule Holder è nato diciamo quasi per gioco con il grande Simone di Ramai nello scorso lockdown del 2020. Poi vi parlerò di questo oggetto. Questo oggetto è nato per poter verniciare e resinare le esche senza dover impazzire, senza dover avere posizioni scomode con la terza mano, senza dover mettere l'esca in posizione e doverla togliere mille volte per guardarla. Allora, questo oggetto, parliamo di questo oggetto. Questo oggetto è totalmente regolabile. Possiamo vedere, possiamo spostare i braccetti per mettere esche più lunghe o più corte. Se qui in questa configurazione è quella standard, abbiamo un massimo di un'esca di 15 cm di lunghezza, ma possiamo sostituire la barra e avere la dimensione che più desideriamo. Quando si sostituisce la barra e magari, che ne so, si lavora in questa posizione, perché potendo allentare questo si può lavorare in questa posizione per comodità, perché abbiamo bisogno di lavorare così, perché vogliamo piuttosto mettere regolare, questo è un porta stencil, vogliamo mettere il nostro stencil, lo fissiamo qui nelle borsettine e con una mano diciamo lo appoggiamo sull'esca e poi, infatti ora vedremo, vi posizionerò un'esca, questo è un jig che ho fatto io da verniciare con il mio modello. Se possiamo vedere qui nel dettaglio, ci sono dei piccoli pernettini dentro le pinzette. Li ho fatti apposta in una modifica, diciamo, che ho voluto fare apposta. Qui è già messo giusto. Se vediamo, qui dobbiamo agganciare e le molle vanno a tirare l'oggetto. Se poi vediamo che è un po' troppo lente, perché questo è un jig da quasi 85 grammi, quindi è un già bel po' pesante, lo tiriamo ulteriormente, vediamo che le molle vanno in tensione e noi avremo una rotazione, possiamo anche bloccare le rotazioni sia di qua che di là, possiamo diciamo regolare tutto. Praticamente noi abbiamo il nostro porta stencil, scusate ragazzi ma sono un po' impastato. Possiamo appoggiare lo stencil così, ora non ne ho uno pronto, ma è intuitivo. Possiamo fare un porta stencil un po' più lungo, possiamo mettere del nastro carta su un porta stencil stesso, cioè uno stencil, scusate, questo è il porta stencil. Possiamo regolare anche qui, così, basta modificare questo. Possiamo appoggiare e poi con l'altra mano verniciare con l'aerografo. Possiamo appoggiare così e poi con l'aerografo, avendo, diciamo, tutte e due le mani possibilmente utilizzabili senza impicci nel mezzo, ecco, diciamo così. Allora, detto questo, la manetta che è a destra, questa qui, è a sinistra, scusate, se uno è destrorso o altro, la si può montare anche di qua. Qui ci sono gli stessi agganci, se vediamo qui nel dettaglio, ci sono delle asole sul perno, proprio perché vada a inserire questa, quindi possiamo svitare di qui, togliere la molla perché in questo punto è leggermente più corta di qua e metterla di qua, oppure svitare direttamente con una piccola chiavina, fare leggermente leva. Questi sono, non sono stretti forte perché per essere diciamo agile, per creare un oggetto come si dice, per creare un oggetto
multifunzionale, non troppo ingombrante, leggero e via discorrendo, ho dovuto lavorare con filettature di M3, quindi sono molto delicati. Basta fare leggermente forza per svitarlo e leggermente forza per avvitarlo. Si svita il perno, si svita di qua, si girano e potete fare quello che volete. Vi sconsiglio di girare i braccetti perché comunque vi rimarrebbero tutti e due dietro. E comunque se vi fa comodo potete girare anche i braccetti, non è un problema. Detto questo è completamente regolabile, si può smontare. Vedete che una volta inseriti questi gancetti, e vi faccio vedere nel dettaglio, non potrà mai uscire l'armatura perché sono gli spillini. In pratica fate così, potete. Se non usate stencil potete anche eliminare questi, li mettete via da una parte e lo lasciate senza. Potete vedere che riuscirete anche a fare un'esca di 3-4 cm tranquillamente, cioè qui abbiamo una possibilità di regolazione molto ampia. Una volta messo un'esca tipo questa che è 85 grammi, ora lascio quello lì tolto, anzi no, lo rimetto che è più bellino. Allora, qui ci siamo. Lo mettiamo qua. Vedete che è abbastanza anche semplice poterlo smontare. Se queste manette qui le stringete poco, comunque potete ancora avere del movimento, anche se dovete far forza. Questo qui è praticamente le molle vanno a bloccare il movimento continuo, se anche se avete un peso molto sbilanciato, la molla fa ritenzione, quindi ve lo potete posizionare veramente dove volete. Poi al limite stringete un po' questo perno qui e avete un po' di freno. Oppure stringete più le molle, cioè io adesso vado un capellino più indietro e ho una trazione in molla maggiore e un freno maggiore, che è molto importante. Quando si lavora in obliquo, perché molti ho visto lavorano così, io non ci lavoro così, io lavoro più comodo così perché arrivo meglio, però questa è una cosa molto personale e io l'apprezzo, cioè se uno lavora così perché è abituato con la terza mano a lavorare basso, abbiamo uno sbilanciamento, non potevo fare una base gigantesca. Quindi questa io do sempre un consiglio. Io ho fatto anche la base, diciamo, di supporto, però uno può metterci un po' di nastro carta qui, nastro biadesivo, scusate, e lo mettete su una tavoletta di legno, siete già a posto. Però se uno dice no, io voglio il pezzo originale perché mi piace, l'ho fatto anche caruccio. Ho fatto questo pezzo qui che si incastra perfettamente nella sua base, è al pari, infatti se vediamo è al pari, e comunque con due viti, c'è già i fori, una sciavvita due viti, rimane le viti scoperte e hai la base d'appoggio. È chiaro che con una base d'appoggio del genere, anche se si va giù così, questo non si muove più, è fisso, anche se ci mettiamo un bel peso. Quindi questo problema della base lo abbiamo risolto. E ci siamo. Adesso vi faccio vedere un altro accessorio. Questo lo mettiamo qui un attimo. Questo accessorio qui è il braccio. Questo è il motorholder. Cos'è il motorholder? Il motorholder non è altro che il braccio elettrico. Quindi vediamo come possiamo fare per sostituire il braccio elettrico. Innanzitutto stacchiamo qui. Lasciamo questo giù un attimo. Questo lo possiamo mettere così e abbassare. Perfetto. Oppure lo possiamo direttamente togliere così. Così almeno possiamo anche levarlo e non ci dà più fastidio. Al momento si mette questo. Prendiamo e mettiamo questo. Questo qui è la stessa cosa dell'altro. Quindi riattacchiamo qui. Questo non gira, come l'altro, questo è bloccato perché è attaccato all'albero motore. E va benissimo, lo tiriamo leggermente meno, magari. Ecco, lo spostiamo un attimo. Qui abbiamo il braccio, qui abbiamo questa simpatica rotella che si vede il segno fatto a mano bruttissimo, che si può slacciare un po' di filo e poi con delicatezza uno ce lo riavvita sopra ed è molto comoda. Uno lo slaccia un po' di quello che gli serve. Qui abbiamo un pannello comandi. Dove abbiamo acceso o spento, il LED che segnala quando è acceso, il potenziometro per la regolazione dei giri, il pulsante di
reverse, cioè quindi qui abbiamo la situazione di invertire la rotazione di marcia a piacimento, anche se non serve a niente, ma a qualcosa serve sempre, vi farò vedere perché. E questo è il pulsante test praticamente dà avvio a tutto il circuito solo quando lo si tocca e parte, lo si lascia e si spegne, come un interruttore però al tocco, e vedremo a cosa serve perché l'ho studiato. Questo all'attacco USB. L'attacco USB vuol dire che si può attaccare USB al computer, si può attaccare USB al caricatore del telefonino, a qualsiasi fonte di energia che sia USB, cioè un caricatore del telefonino con un trasformatore a 5 volts USB, lo si attacca e lui funziona e non consuma veramente niente, cioè caricare il telefonino costa molto di più, cioè in senso in termini di consumo di energia, ma io ora per comodità userò un comunissimo power bank, un power bank per ricaricare il telefono, che attaccata a questo power bank penso che la carica duri, insomma, cioè che il movimento penso duri 2 giorni, perché ha un consumo talmente ridotto, ha un motore talmente mi micro che non, praticamente è quasi, lo si potrebbe attaccare anche al telefonino e funzionerebbe lo stesso tramite un adattatore USB e non scaricherebbe neanche la batteria perché veramente qui scarica poco. Lo attacchiamo al power bank. Il power bank si è già attivato perché ha già sentito un oggetto. Ok, perfetto. Lo accendiamo, è al minimo e lui non va. Infatti, vediamo che non sta funzionando. Adesso lo metteremo in moto. Andando avanti, comincerà a girare. Troveremo il minimo, e questo diciamo è il minimo movimento che ha, molto 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 lento. Poi possiamo andare su, fa un leggero fischio, un leggero rumore quando è al massimo perché c'è un po' di sforzo, però vediamo che una volta lo abbiamo resinato, questo è per la resinatura finale, per metterci la resina bicomponente. Poi possiamo calare e andare. Io di solito uso una velocità che sia prossima a questa, se non questa, per resinare. Molto comodo. Ma perché resinare un'esca sull'holder? Perché qualcuno si fa le esche per passione e una volta finita la lascia lì e non la toglie più. Perché volendo posso fare lo stesso lavoro che facevo con questo manuale con questo sistema. Ah, mi sono scordato di far vedere l'inversione di marcia. Eccola qui. Abbiamo un'inversione di marcia molto molto efficiente. Ok. Spengo e lui non funziona. Poniamo il caso che io voglia verniciare con l'aerografo quest'esca. Quindi io mi metto per dire a lavorare così, perché voglio lavorare così. Poniamo il caso che io voglia muovere l'esca, cioè perché io la devo ruotare quando la vernicio l'aerografo, me la devo sistemare. Ecco il pulsante test. Arriva per noi. Se lo tocchiamo un secondo, gira per un secondo. Se lo tocchiamo a scatti, gira a scatti. Se vogliamo tornare indietro, mettiamo il reverse e torniamo indietro. Ecco qual è la funzione di questo pulsante. Io ho avuto quest'idea di poter metterci questo pulsante perché mi torna molto comodo. Se uno vuole resinare l'esca e quindi vuole avere tutto il processo col braccio motorizzato, col motor holder, tutto il processo con il braccio, tutto perfetto, a lui può tranquillamente muoversi l'esca come meglio crede con questo pannellino in mano e verniciarla. Una volta finita, gli dà le possibili a pennello, col dito, col guanto, con quello che vuole e praticamente niente. Accendiamo, lei gira e il lavoro è finito. Aspettiamo solo che secca le possibili. Allora, ragazzi, questo è tutto quello che c'è da sapere sull'holder all'incirca. L'importante è che quando dovete svitare queste vitine per sostituire, per pulire, per lavare le pinzette, perché magari con il tempo con l'aerografo si verniciano, sono un po' bruttine. L'importante è che quando svitiate basta una semplice pinzettina, questi due bulloncini qui. Questi qui sono strinti a mano, quindi li potete svitare a mano tranquillamente. Infatti, se guardate, vi faccio vedere, proprio sono appoggiati a mano perché non ha senso stringerli. Li stringete forte a mano così, ta, basta, non si sviteranno mai più, non c'è sollecitazioni di altro. L'importante è che non forzate troppo, vedete, sono bulloni di 3. Sono dadi di 3, bulloni di 3, sicché filettature di 3 mm, basta un niente per stringerli, se no non ha senso. Ecco, questo è tutto, ragazzi. Questo
Questo è l'holder, lo stacchiamo da power bank, che può essere attaccato anche al computer, al portatile, al computer fisso, a un semplice caricatore USB di un telefonino. Questo è tutto, ragazzi, e ringrazio innanzitutto tutte le persone che hanno acquistato l'holder fino ad ora. Sono felicissimo, si trovano benissimo e sono felice. E è un supporto che mi viene dato a me e al canale stesso, perché con quei soldini che faccio l'holder posso comprare altro materiale, posso anche fare altre cose, insieme anche alle vostre donazioni e insieme anche a tutti voi. Vi voglio a tutti bene, un saluto, al prossimo video. Bene amici, il video è terminato. Come al solito aspetto le vostre considerazioni dopo aver visto l'holder. Sicuramente verrete a vedere questo video per approfondimento, perché l'avreste già visto da altre parti. Alcune persone l'hanno già toccato con mano, quindi insomma è un oggetto già co collaudato ed è molto caruccio. Vi ringrazio sempre per il vostro calore. Ringrazio anche alcuni di voi che hanno già fatto delle donazioni e vi ringrazio tantissimo. Voi sapete chi siete, proprio io vi ringrazio di cuore, perché veramente sono molto colpito dal vostro calore. Io continuerò ad andare avanti con i video il più che posso, perché si sa, ci vuole tempo e anche un po' di denaro per comprare qualche cosa, ma qualcuno di voi mi ha già supportato, sicché posso fare qualche altro video tranquillamente. E grazie mille, infinite a tutti, voglio a tutti bene.